Salve signori e benvenuti nel lontano 1998. Se vi piacerebbe. Allora, ieri sera è uscito ufficialmente il primo short demo di Medieval. E oggi, dopo un lunghissimo download, grazie alla fantastica linea internet che mi ritrovo, sono riuscito a giocare i primi due livelli, ovvero la cripta e il Tanto cimitero. tempo fa, nel reame di Gallomir, Beh, che viveva uno dirvi, stregone è un chiamato gioco Zarok. meraviglioso e Quest'uomo spietato e molti ricordi, l'ho arrogante giocato odiava i da suoi concittadini piccolo quando è per i loro modi uscito semplici e pacifici. e ho Così voluto si mise a capo di riportarlo un anche ora, esercito di demoni e vista la partì alla possibilità conquista del appunto regno. che Il campione del re, Internet, la sotane il Sony, forte la smilzo, PlayStation, guidò le qualsiasi milizie nella cosa battaglia contro l'orda ci ha dato infernale. di poterlo rigiocare Ancora appunto oggi i in bardi versione amano rimodernata. cantare di come egli guidò la carica contro le forze immobili, Comunque, di sì, come i demoni niente. cadevano davanti a lui come spighe davanti alla Godetevi questo falce, video. È e di come infine, seppur mortalmente un ferito, bel fu in grado di distruggere il remake malvagio che merita stregone. molto. Quel giorno Fortescue entrò nella storia come l'eroe di Gallomir e diede inizio a un'era di pace che durò 100 anni. Fino a quando lo stregone tornò. Beh, diciamo che esaltano un po' troppo il protagonista Daniel Fortescue, ma come vedremo ora nel video di presentazione, appunto, lo esaltano un po' troppo. È stato il primo a morire in battaglia, quindi c'è, cioè, nessun eroe, va. Prima feccia scagliata, il primo morto fatto è stato lui. Il malvagio Zarok. Deformi, ma
se sono ben definiti e di grafica decisamente migliorata rispetto all'originale. Ebbene, il video di presentazione è terminato e ci riporta alla schermata iniziale. Al cimitero, appunto, dove è seppellito Sir Daniel Fortescue. La risata è uguale. Fortunatamente hanno migliorato il gioco, ma non l'hanno modificato in nessun modo. Anche audio, tematiche generali, diciamo, è tutto uguale. Si risveglia. È resuscitato Sir Daniel Fortescue. Guarda l'eroe di Galumir, colpito a morte durante la prima carica. Il velo della guerra e del tempo hanno cospirato per trasformare un volgare soldato in salvatore. Ma noi sappiamo la verità. Lascialo in pace. Il fato gli ha dato una seconda opportunità. Può finalmente dimenticare l'ignobile verità, sconfiggere Zarok e entrare nella leggenda. Auguriamogli buona fortuna. E si comincia. Beh, diciamo che nella cripta non c'è praticamente nulla da fare, solo raccogliere qualcosa, I tesori che trovi vengono convertiti in monete e aggiunti al leggere tuo questi totale. libri o farli Puoi usare leggere le alla voce monete fuori per campo. acquistare oggetti dagli avidi mercanti Garguglia. Quest'elmo, qui c'è un piccolo taglio perché dopo averlo preso mi ha portato, cioè mi ha riportato, diciamo, a PlayStation Network per poter scaricare appunto questa aggiunta perché nell'originale non c'era. Come vi ho detto prima, appunto, l'hanno soltanto migliorato, ma mantenuto abbastanza originale, diciamo. Sei rimasto disteso per 100 anni. Avrai le ossa rotte. Usa la cripta per abituarti al tuo nuovo stile di vita. Quando
Quando sei pronto a lasciare la cripta, dirigiti verso l'uscita in fondo alla sala. Per sbloccare il cancello dovrai trovare una pietra runica e appoggiarla sulla mano che spunta dal muro lì accanto. In giro per Gallowmere troverai varie bottiglie della vita. Contengono la stessa magia che ti ha risvegliato dal tuo torpore, quindi possono farti tornare di nuovo dal regno dei morti. Usane una quando la tua energia è scarsa per sentirti subito meglio e riempile appena puoi. Questo ovviamente potremmo vederlo più avanti, appunto, con il gioco completo, perché qui non credo ci sia l'opportunità, appunto, alcune di armi possiedono poteri tali, e capacità eccezionali. Provale tutte per scoprire le loro abilità secondarie. Alcune sono immediate, altre richiedono un po' di tempo per caricarsi ed esprimere il loro vero potenziale. Ecco lì a destra la pietra runica della stella. Andiamo a recuperare la spada e lo scudo di rame. Nel corso dei tuoi viaggi nel mondo di Gallowmere troverai un gran numero di oggetti. Per vederli o utilizzarli, usa il tuo inventario. Al suo interno troverai anche il tomo di Gallowmere, che contiene un registro di tutti gli abitanti che hai incontrato e ti fornirà tutte le informazioni che solo una voce fuori campo può darti. Come vedete, abbastanza semplice l'inizio. Non c'è nulla, in poche parole. Almeno in questa modalità demo, diciamo, non credo ci sia altro da fare. E uscendo poi ci dirigiamo verso il cimitero. Prova Zarok seguendo la sua diabolica odissea attraverso Gallowmere. Per scovare l'uscita in un'area ti basterà cercare la traccia maleodorante lasciata dalla sua melma magica. Ed ora, vabbè, a parte che sto dando un'occhiata all'inventario, per indossare appunto l'elmo che prima non esisteva, c'è anche il tomo di Gallowmere, che non sono sicuro se c'era prima, nelle prime edizioni, quelle originali, ma sembra comodo. Cioè, più che comodo, sembra carino, diciamo. Possiamo leggerlo da noi o premere triangolo e avviare la narrazione, appunto, della voce fuori campo. Sembra che l'interesse di Zarok per la necromanzia sia nato dall'ossessione di voler resuscitare il cagnolino che aveva da piccolo. Oh, riflettiamoci, non è tragico? L'unico desiderio di quest'anima in pena è comandare le forze dell'oscurità, schiavizzare il genere umano e giocare un'ultima volta con il suo adorato Fuffi. Fuffi.
Vabbè, comunque. Indossiamo l'elmo e dirigiamoci verso il secondo livello che sarebbe appunto il cimitero. Anche la scelta dei livelli è stata mantenuta uguale. Finalmente i primi nemici. Bentornato nella tua adorata Gallowmere. I maleodoranti defunti sono tornati per danzare assieme agli esseri senza vita e vogliono farlo sul tuo cadavere. Molto incoraggiante come cosa, sì. Quella piccola luce che ti segue è un fuoco fatuo. Gli eroi del salone non dovrebbero intromettersi negli affari dei mortali, ma quando hanno saputo che Sir Daniel Fortescue ha avuto un'occasione per riscattarsi, beh, hanno deciso di darti una mano con la tua scarsa percezione della profondità. Il fuoco fatuo girerà attorno ai Vista nemici, la mancanza da aiutandoti con lucky. la mira per gli attacchi a distanza, ma ti indicherà anche le cose da guardare più da vicino. Quella è una fonte di energia, ma io la conoscevo visto che già ho giocato quelli vecchi. Non lasciare che gli zombie ti fermino. Puoi curare le tue ferite camminando su questa fonte miracolosa. Però appunto per i nuovi arrivati, diciamo, quelli che non hanno giocato i titoli originali. Il gioco è pieno zeppo di questi libri che vi spiegano ogni cosa praticamente. Molto utile. Anche se in realtà, a mio parere, diciamo, toglie un po' di quella scoperta, di quella, non lo so, quella cosa di conoscere, provare, scoprire tutto, diciamo così.
A volte può essere utile guardare il mondo da un altro punto di vista. Ogni tanto prenditi qualche secondo per ammirare le bellezze della nostra Gallomir. Tieni gli occhi aperti, potresti trovare qualcosa di interessante. Bel consiglio. Anche perché molti tesori, molte cose sono nascosti bene, quindi per riuscire a trovarli, appunto, dovete perdere qualche secondo in più per osservare bene tutto il territorio che vi circonda. Premuto cerchio si fa l'attacco speciale, diciamo, di ogni arma. Ricorda, non c'è nulla che possa sfuggire agli occhi di un angelo. Sfruttate sempre ogni fonte d'energia, appunto, per mantenere la vostra energia sempre al massimo. Questo oggetto è il calice. Ogni volta che elimini un nemico con un'anima, il calice si riempie un po'. Quando sarà pieno, potrai raccoglierlo. Così sarai degno di entrare nel Sacro Salone degli Eroi per ricevere una nuova arma. Puoi trovare un calice in ogni regione di Gallomir, ma sono tutti nascosti o ben sorvegliati. Solo un vero eroe sarà in grado di raccoglierli tutti. Beh, voglio precisare che non sono presenti in tutte le regioni di Gallomir, appunto. Molti livelli non ce l'hanno. Cioè, più che molti livelli, credo che siano 3-4 dove non è presente, ma comunque non sono tutti. Oltre questi cancelli scheletrici si trova il mondo dei vivi. La chiave scheletrica è in mano al demone della vetrata, signore del mausoleo in cima alla collina.
dietro. Cioè, ora mi mostrerò meglio perché non so se c'è la zona. Diciamo che c'è un piccolo tesoro nascosto. Lassù, vedete? Che non possiamo raggiungere da questa zona. Ma come avete visto prima, c'era una statua che colpendola si gira e apre un passaggio, diciamo, un cancello dove poter raggiungere un'altra zona. Recuperiamo il calice, anche se in questa demo diciamo non serve a nulla. E giriamo l'angelo di fronte alla direzione del calice per poter raggiungere appunto questa zona, diciamo, segreta, che non è tanto segreta, ma c'è un'altra bottiglia della vita e altri due tesori. Sarei potuto scendere benissimo da lì, ma non so per quale ignaro motivo ho fatto il giro. Anche se lì appunto nessun cancello, tutto aperto, quindi potevo saltare benissimo da là dietro, ma comunque. Divertiti pure a sguazzare nell'acqua bassa, ma ti avverto, non provare a nuotare. I diversamente vivi hanno qualche problema di galleggiamento. Diversamente vivi. Abbiamo trovato uno scudo che non abbiamo ancora utilizzato. Che per informazione si usa tenendo premuto R1. Carichiamo quel po' di vita che abbiamo e proseguiamo. Comunque il video sta per terminare, visto Fa attenzione! Zarok aspetta al di là di questi appunto che è cancelli. una piccola Il demo, una maestro short incontra il demo, demonio del per mausolino, mostrare ordendo le congiure più soltanto la immonde. bellezza del gioco, che State uscirà il alla larga, 25 figli di ottobre. nessuno! Niente, io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di iscrivervi se gradite il canale e di lasciare un like se vi piace il gioco e vi piace appunto come vi ho mostrato che sia. Io vi faccio un saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao.
ciao, belli.